La storia non si cambia. La storia è questa. La storia è che in Italia c'è stata una lotta per sconfiggere il fascismo e il nazismo e che grazie a quella lotta di resistenza e grazie anche al sacrificio di queste persone noi oggi siamo un paese libero. La storia non si cambia, la storia è questa. I nostri valori sono questi e credo che con grande forza il valore dell'antifascismo è la condizione per aver avuto la democrazia. E oggi noi abbiamo bisogno di far vivere la Costituzione che è nata dalla Resistenza e di applicare quei principi e quei valori che sono la condizione per non tornare al fascismo. Questo era il compenso a destra. Allora abbiamo sbagliato tutto nel 45. Si doveva andare alle scuole e si doveva dire questo era tuo nonno, questo era tuo padre, questo è tuo zio, la famiglia, avete fatto questo, questo, questo agli italiani. Ammazzare, a menare, a fare. A noi ci venivano a scoprire i letti, noi eravamo 18 dentro casa per cercare mio padre e ci scoprivano il letto e noi eravamo 5 maschi e 5 femmine, papà, nonno, nonna, zio Paolino, zia Elvira, invece per poi quando piano vi stavano come lui, invece noi abbiamo pure perdonati, questo era il compenso.